Buongiorno a tutti e benvenuti al lancio della 18ª edizione del Premio Gardus, il concorso letterario e artistico che la nostra scuola, Scuola Professionale Gardus di Milano, promuove ormai da 17 anni. Sono Donata Casale e ho il piacere di affiancare nella direzione del nostro progetto la direttrice storica del Premio Gardus, Nicoletta Stefanelli, alla quale passo subito la parola per un saluto di benvenuto. Buongiorno a tutti, bentrovati agli studenti, ai professori. Un grazie a Donata Casale che porta avanti questa impresa. Un saluto anche un grazie a Daniele Fazio che l'accompagna da quest'anno e tutti i docenti che lavoreranno con noi impareranno a conoscere almeno via mail e virtuale. Per noi oggi è una festa, la 18ª edizione, quindi un onore, anche un momento così di slancio verso il nuovo anno insieme a tutti voi. La scelta del lancio a distanza l'abbiamo, come dire, prediletta ancora anche quest'anno perché ci siamo accorti l'anno scorso che oltre al momento iniziale, oltre ai primi giorni, poi nella possibilità di riguardare sul canale YouTube per chi non aveva potuto collegarsi, è diventato un po' un kit, il primo materiale didattico che i docenti che aderiscono al progetto hanno per poter presentare alle classi, quindi avere il testimonial. Ringrazio Carlo Greppi che è qui con noi, che apre e quindi stimola, fa un po' il tema, no? Per primo, prima dei ragazzi, e anche poi un po' la presentazione delle attività e tutti i contatti a cui rivolgersi. Quindi ecco, abbiamo prediletto questa modalità, non perché ci piaccia non vedervi da vicino, ma perché ci sembra di raggiungervi di più e di produrre qualcosa che resta e che si può usare poi come materiale didattico. Penso sempre a Franco Loi che ci ha accompagnato per tanti anni e penso sempre che col suo Angel ci guardi da lassù e quindi ricordo lui, tanti amici, sostenitori, poi lascio ringraziare tutti a Donata. Ringrazio la Direzione Generale e la Presidenza di Galdus che credono in questo progetto e a rappresentanza della nostra scuola, perché oltre che il premio io poi appunto lavoro a scuola, sono una prof di italiano e la preside di alcuni settori, ci sono quattro nostre classi e colleghi che saluto a nome di tutte le classi che oggi e nei prossimi giorni vedranno questa presentazione. Quindi c'è la quarta sport con i professori Vanni e Bisboro, c'è la quarta pasticceri panificatori con il professor Rampinelli e la seconda e la terza orafi con le professoresse Ricolfi e Rocco. Lascio la parola alla vice sindaco di Milano che da tanti anni segue il progetto, il comune ci ha sempre, diciamo, sostenuto, ha creduto in questa attività e proprio lei in questi ultimi anni ci ha sempre accompagnato nelle aperture, nelle chiusure, nei momenti salienti, quindi le lascio la parola per il saluto. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Saluto tutti gli studenti, ma anche tutti i loro insegnanti e un grande grazie a Galdus che anche quest'anno si apre una nuova avventura. Fili di una stessa trama e un po' anche forse l'invito a cercare nell'unicità di quello che siamo la possibilità di disegnare qualcosa di nuovo e di diverso. E quindi vi faccio i miei migliori auguri e spero che sia un'esperienza bella per tutti e per ciascuno. Il rapporto fra l'amministrazione, la città di Milano e Galdus è ormai un rapporto consolidato e in questo premio vediamo quanto sia bello investire sul presente e sul futuro della nostra comunità scolastica. Buon lavoro a tutti e grazie. Ringraziamo la vice sindaco, che veramente era trattenuta da impegni inderogabili istituzionali, ci ha tenuto comunque a mandare il videomessaggio di saluto. Quindi a questo punto lascio la parola alla direttrice generale della Scuola Professionale Gardus, Paola Missana, per un saluto. Grazie, spero si senta perché prima, ahimè, non sono riuscita a sentire, ma poi cercheremo di sistemare l'audio. Fili di una stessa trama è un titolo bellissimo per questa 18ª edizione che diventa maggiorenne, quindi insomma 18 sono importanti. Tanto ringrazio anch'io i professori all'interno della Galdus che con tanta cura portano avanti questa iniziativa. Facciamo tutti parte, ragazzi e professori, della trama del grande tessuto scolastico che non sempre è adatto a avvolgere tutti. A volte ha maglie troppo larghe, a volte ha maglie troppo strette. Viviamo oggi le normali difficoltà di crescita dei ragazzi a scuola, alcuni disagi molto importanti, alcune fatiche eccessive, ma spesso anche la sorpresa di ricchezze e bellezze straordinarie. Ecco, quanto più questo tessuto presenta una trama fitta, una rete
fitta, più riusciremo a avvolgere tutti i protagonisti dell'avventura educativa. Abbiamo bisogno di stare insieme, noi docenti, professori, azioni di dopo scuola, eccetera, perché dalle trame di questo tessuto non ci sfuggano i ragazzi o non rimangano imbrigliati. Allora scambiamoci iniziative virtuose come può essere questa, ma tante altre che so che nella scuola vengono realizzate, e vi lancio un primo appuntamento il 4 di ottobre dalle 16 alle 17:30. Proviamo a vederci tra professori qui per un caffè, per un aperitivo, ce lo siamo già detti, no? In occasione dell'anno scorso, se potete in Galdus, poi contattate pure Donata e poi farà da tramite, no? Ci beviamo un caffè e proviamo a vagliare insieme alternative, possibilità, perché questi ragazzi possano riuscire a star dentro un tessuto scolastico, sia per i nostri, che magari abbiamo bisogno di riorientare altrove, che magari per i vostri, per avere una opportunità virtuosa. Quindi brindiamo alla maggiorità del premio e avanti tutta con questa iniziativa. Ne cerchiamo di stare insieme. Grazie. Grazie a te Paola. Giusto, è un'età veramente importante, quella del premio, giustamente hai detto la maggiore età, e quindi hai citato, ti sei un po' riagganciata al titolo di quest'anno, figli di una stessa trama, e citiamo anche le parole di Pablo Picasso, noi ogni anno scegliamo quella che per noi è la frase guida, e quest'anno appunto è quella del grande Picasso: non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l'occasione per comprendere. E il concept anche è molto importante, perché questi fili colorati che si intrecciano vogliono rappresentare proprio i tratti distintivi che caratterizzano ciascuno di noi, l'importanza di mettersi in connessione, come si diceva, di creare legami, di aprirsi all'incontro, nel rispetto dell'altro, proprio perché questi scambi portino ricchezza, cultura, crescita, molto molto altro, superando preclusioni, discriminazioni. Però direi che io mi fermo qui, perché naturalmente, come tutti gli anni, lasciamo al nostro testimoniale ospite il compito di accompagnarci in quello che è il tema dell'anno, per come l'ha interpretato lui, soprattutto attraverso quello che è un percorso personale e professionale, che è la cosa che ci piace di più, che è più bella. E come già accennava all'inizio Nicoletta Stefanelli, abbiamo il grandissimo piacere e grande onore di avere con noi oggi Carlo Greppi come testimonial, storico, scrittore, autore di numerosi saggi sulla storia del Novecento, molti libri per ragazzi, e qui cito uscita del 2018, ma Bruciare la frontiera, perché come dicevamo proprio con lui qualche giorno fa, di un'attualità incredibile. Curatore della serie per la terza, Fact Checking, la storia alla prova di fatti, oltre che di manuali, di saggi, fino ad arrivare all'ultimissima uscita di quest'anno, primavera di quest'anno, per la terza, Un uomo di poche parole, storia di Lorenzo che salvò primo. E poi già una nuova uscita in arrivo a ottobre, poi lascio a lui raccontarvi. Quindi io direi che non posso che ringraziare Carlo Greppi, soprattutto perché so che ha trovato un posto nella sua fittissima agenda, e quindi davvero un grazie particolare, un benvenuto, e a te la parola. Grazie mille Donata, grazie al premio e grazie anche a Daniele Fazio che in regia vi mostrerà 11 immagini che ho scelto come tappeto visivo per questo mio breve intervento, che faccio con molto piacere e un po' di imbarazzo, perché appunto mi è stato chiesto, come diceva Donata, di rifarmi un po' la mia storia personale e professionale, che è innanzitutto una storia privilegiata, questo lo devo dichiarare subito, in quanto sono nato in una delle zone più ricche del mondo, sono nato maschio, sono nato in una famiglia che stava bene, che mi ha concesso di inseguire i miei sogni.
Questo insomma non va mai dimenticato e poi anche gli incontri possono aiutarti, come dire, con la tenacia ad andare avanti. Ed è una storia che si intreccia, bisticcerò moltissimo con le parole, moltissimo con il tema scelto quest'anno. Del premio, insomma, mi ha evocato tanti ricordi, provando a mettere in ordine qualche spunto, a partire dal primo, perché quando è arrivato l'invito mi è venuto chiaramente in mente il manuale che abbiamo pubblicato l'anno scorso per le scuole superiori, intitolato Trame del Tempo, che partiva come dire, da un ragionamento molto simile a quello che è stato fatto per lanciare questa edizione del premio, e cioè che le vite degli esseri umani sono irrimediabilmente intrecciate. Nello specifico io mi occupo di storia, adesso vi racconto come ci sono arrivato molto brevemente. Nella storia bisogna sempre tenere conto del fatto che quella che viene percepita come la storia con la S maiuscola, quella dei re, dei condottieri, delle guerre, dei trattati di pace, chiaramente ha un impatto spesso devastante sulle vite delle persone comuni, le quali fanno parte della storia, tutti noi facciamo parte della storia. Allora, queste trame del tempo era ed è il tentativo di tenere insieme questi due livelli, come si diceva una volta, per la storia, l'alto e il basso. E più in generale, nella mia vita personale, io sono riuscito ad intrecciare, vedete che continuo con gli stimoli, quella che è da sempre la mia grande passione, e chiedo a Daniele di mettere la foto successiva, una foto d'archivio. Vedete com'erano i computer una ventina di anni fa, avevo poco più che la vostra età, e io già allora, appunto, fin da bambino amavo tantissimo la scrittura, da ragazzo ho capito che avrei cercato di farne la mia professione, appunto, per cui intrecciare una passione con un percorso professionale è una cosa che auguro a tutte e tutti voi, qualunque cosa scegliate di fare nella vita. Ma che, come dire, se posso permettervi un consiglio da zio, può essere anche una condanna, nel senso che non ci si dorme letteralmente la notte, perché il nostro lavoro ci appassiona tantissimo, se ci appassiona tantissimo, e dunque io, almeno, e tanti altri colleghi e colleghe, no, non ho tanto la capacità di dire ok, finisce, come dire, la mia giornata lavorativa e inizia la vita privata, perché le due dimensioni sono molto intrecciate. Io fin da bambino, leggendo appunto da Salgari in avanti, storie di pirati, di avventure, ho sognato un giorno di scrivere nella vita, senza sapere che la storia, nello specifico, sarebbe stata il mio mestiere. E poi ho trovato quel grumo di realtà, di bisogno di capire la realtà che ho tuttora, appunto nella storia, per cui gradualmente sono diventato uno storico. Chiedo di andare avanti. Si diceva vita personale, ho preso in parola l'invito di Galdus. La foto è forse esageratamente buffa, ma per me è un momento molto importante, ci tenevo a condividerlo con voi per darvi altri consigli non richiesti, sperando che possano esservi utili. Per me, per la mia crescita umana, prima che professionale, è stato fondamentale viaggiare. È stato fondamentale vivere all'estero, oltre che viaggiare. Chi di voi farà l'università o percorsi simili potrebbe avere o avrà questa opportunità, che vi invito a cogliere senza pensarci. Questa è una foto dell'inizio del mio Erasmus in Inghilterra, all'estero, lui è un mio amico francese, perché vi porto questa foto e questa storia è quella seguente, perché io poi 2 anni dopo ho fatto la doppia laurea in Francia. Chiedo a Daniele di mettere anche l'altra foto, che è un po' meno imbarazzante. Qua stiamo cucinando pasta per centinaia di persone, perché per me è stato uno scatto. Io avevo 22, poi 24 anni quando sono andato a studiare all'estero, e lui era Ramon, un mio amico spagnolo. Ho avuto proprio uno scatto mentale che per me è stato fondamentale nella mia vita. E qua vi porto quasi nell'intimità, esco subito perché insomma mi imbarazza moltissimo. Io ho avuto un'adolescenza molto turbolenta, e come tutti, come tanti adolescenti, a un certo punto ho pensato che
ci fosse qualcosa di storto in me, perché se era così difficile interagire con gli adulti e anche con tanti miei coetanei, probabilmente perché io in qualche modo, come dire, non stavo nei codici, non stavo bene nel mondo in cui ero nato. In parte è vero, in parte questo è stato spazzato via dal mio vivere all'estero, nel senso che ho incontrato persone diversissime da me. Per dire, i due miei amici che avete visto, uno adesso lavora in banca, l'altro lavora nel settore del turismo, per cui anche, come dire, come spinta verso il mondo professionale non avevamo granché in comune. Non avevamo avuto un'infanzia comune, non avevamo frequentato le stesse persone, parlavamo altre lingue, eccetera, eccetera. Eppure ho trovato, come dire, un sentimento di un collante umano istintivo che poi ho ritrovato tante volte con persone da ogni parte del mondo, che mi ha rasserenato tantissimo, mi ha fatto capire che gli esseri umani sono esseri umani ovunque. A volte c'è il problema magari della comunicazione, se non c'è una lingua veicolare, se non c'è una lingua in cui si può comunicare, o se ci sono culture magari particolarmente distanti nelle abitudini, eccetera, eccetera, ma in fondo dico un'ovvietà che la genetica ci ha spiegato, siamo fatti della stessa pasta. E questo mi ha fatto veramente capire, ha dato gambe a una convinzione che ho sempre più forte, che mi sento un cittadino del mondo e che voglio che tutti si sentano cittadini del mondo. Ecco, i viaggi sono stati fondamentali. Vado avanti, grazie. Così come è stato fondamentale lo stare in comunità. Io ho fatto gli scout da ragazzo e poi con il mio gruppo, con una parte del mio gruppo scout, abbiamo fondato una squadra di calcio, mi vedete in alto a sinistra, abbracciato al nostro dirigente, che voleva portare avanti un certo tipo di valori. Abbiamo vinto per vari anni la Coppa Disciplina, che è la coppa legata al fair play, in terza categoria. Chi di voi gioca a calcio, so che ci sono anche dei professionisti dello sport qui, sa che è un livello bassissimo, però ho giocato 20 anni, la Franceschina ancora esiste, io non posso più perché ho il ginocchio frullato, in terza categoria, e questo mi ha fatto capire, anche questa è una massima che, come dire, vi lascio in eredità, pensa globale, agisci locale, che a partire proprio dal tuo quartiere di privilegiati, appunto di persone che hanno avuto esperienze in comune, se riesci a fondare una realtà sana come lo è stato nel nostro caso, che cerca di portare in un mondo molto difficile come quello del calcio dilettantistico un certo tipo, un certo modo di intendere lo sport, si parlava di rispetto, come dire, di quel sentimento che dovrebbe in qualche modo unirci tutti, qualcosa succede. Ecco, non sono stati sempre anni facili, perché poi il mondo può essere un posto spietato anche, insomma, anche in un rettangolo da gioco, ma è stato per me molto, anche l'immagine successiva, molto bello, perché poi allarghi le tue vedute, cerchi di pensare appunto alle grandi questioni, ma poi sei su questi campi in terra, in fango o in cemento, e conosci un sacco di persone, e le tue vedute si allargano, ecco. Vado avanti. In tutto questo, appunto, sono rimasto un po' su quando avevo più o meno pochi anni in più di voi, ho continuato a viaggiare. Ho amici che hanno viaggiato molto più di me, l'invidio. Non ho però viaggiato poco, sono stato in Sud America, sono stato in Medio Oriente, sono stato in Estremo Oriente, in Indonesia e Malesia. Questa qua è una foto scattata in Venezuela. E di nuovo, a costo di ripetermi, ogni viaggio mi ha insegnato qualcosa di bello sull'essere umano, proprio sull'essere umano. La generosità incondizionata che ho incontrato anche in momenti di difficoltà, in qualunque luogo, dalla Siria alla Colombia, alla Malesia, è stato veramente qualcosa che mi ha insegnato tantissimo. Come, e arrivo all'immagine successiva, scusate, c'era un'immagine in mezzo, adesso vi racconto questa. Come mi ha insegnato tantissimo anche rispetto a quel privilegio da cui sono partito. Faccio un passaggio intermedio che avevo saltato, scusatemi.
Sempre a livello di discorso di comunità, l'associazione Deina che abbiamo fondato 10 anni fa, siamo persone che avevano già organizzato per anni i viaggi della memoria insieme, abbiamo continuato a farlo, abbiamo continuato appunto a viaggiare con una forte idea di impegno civile. Con questi viaggi portiamo ragazzi e ragazze ad Auschwitz e in alti luoghi dell'ex Terzo Reich, che non solo, anche in Jugoslavia e in Spagna, viaggiando nei luoghi della storia, e questa è un po' diventata la nostra immagine simbolo che è stata scattata in una di queste assemblee che facciamo alla fine del viaggio. È diventato appunto il nostro modo di stare insieme, riflettendo sempre sull'essere umano, su quello che è capace di fare nel bene e nel male, che è uno dei nostri temi assolutamente centrali, ed uno dei temi centrali di tutto il percorso mio, anche di ricerca, di studio, appunto personale e professionale. Scusate, adesso l'immagine successiva, che è quello a cui volevo arrivare. Grazie, Daniele. Cos'è che ho capito studiando e viaggiando e facendomi queste domande? Che il nostro privilegio è anche molto molto concreto e cronaca di tutti i giorni. Donata citava appunto il mio libro di 5 anni fa, Bruciare la frontiera, su un tema che all'epoca era attuale, cioè la chiusura dei confini, in particolare il confine franco-italiano tra Ventimiglia e Bardonecchia, diciamo dalla Liguria alle montagne, e che è di nuovo attuale, insomma ciclicamente è di nuovo attuale. Questa foto che vedete è stata scattata quando ho fatto un documentario per la storia da Melilla. Questo lo racconto in un altro libro, tra l'altro, L'età dei muri, edito sempre da Feltrinelli l'anno successivo. Melilla, che non so se sapete, se no affrontate il tema in classe, è una delle due enclave spagnole, cioè, diciamo, è terra spagnola sul continente africano, che per evitare l'ingresso, diciamo, di intrusi, cioè di viaggiatori che non hanno documenti in regola per passare, ha innalzato questa barriera elettrificata terrificante, appunto, che io ho raccontato. Attraverso i miei studi, attraverso i miei viaggi per contrasto, ho capito, come dire, ho potuto toccare questo privilegio. Io sono stato bloccato varie volte in frontiera, soprattutto in Sud America e in Medio Oriente, e anche in Europa, in Jugoslavia, nella ex Jugoslavia, ma con una relativa serenità che non si può comprare. Cioè, io appunto sono bianco, che non vuol dire niente, ma visto che ho pochi minuti userò questo termine, sono europeo, sono pure un maschio. E anche nelle situazioni più in cui percepisci che c'è tensione, che c'è addirittura una sorta di pericolo, sei tranquillo, perché tendenzialmente tu puoi passare e passerai. A noi al massimo chiedono un visto, o proprio se ti va molto male ti chiedono di essere pagati, ti chiedono 50 euro, ti chiedono insomma di essere corrotti, i funzionari della frontiera. Questo mondo a due velocità è un mondo con cui io contro cui cerco di combattere con quello che posso fare, appunto con i miei strumenti. Io lavoro con le parole e con la storia, naturalmente. E ritengo che, a proposito appunto dei fili di una stessa trama, tutti gli esseri umani debbano avere lo stesso diritto di viaggiare che abbiamo noi nati appunto in Europa, che con i nostri passaporti possiamo andare sostanzialmente ovunque, appunto al massimo chiedendo un visto. Vado alle ultime due immagini, sto sforando un paio di minuti, mi scuso. Ovviamente preparando questo incontro, appunto, ho cercato di fare un bilancio mentale anche sulla eventuale coerenza che ha avuto questo mio percorso, perché poi siamo esseri umani che con le loro, come dire, incoerenze. E la coerenza bisogna sempre cercare di inseguirla, come bisogna sempre essere disponibili a cambiare idea, perché nella vita si impara. Questo è tutto il lavoro che ho fatto in termini di carta, e sono felicissimo, come dire, che questa mia passione sia potuta diventare una professione, e di averlo potuto fare,
nei termini che avevo in mente io, diciamo. Spesso mi viene chiesto, ma i tuoi editori ti censurano, insomma, su certi temi un po' difficili e caldi come questi di cui vi ho rapidissimamente parlato, ricevi delle pressioni? E la risposta è no, no. Io, tutte le persone con cui ho lavorato, chiaramente ci si confronta sempre su quello che si scrive, su quello che si pubblica, ma ho sempre incontrato, appunto, in tutti i miei libri, in tutti i miei lavori anche con l'audiovisivo, persone apertissime, appunto, a comprendere e a raccontare la complessità della storia e chiaramente anche del presente. Ultima immagine, Donata l'aveva accennato, proprio esce tra meno di un mese, per cui ce l'ho fresco anche nella mente. È il mio prossimo libro, che è un libro per ragazzi, che racconta un tema, che vi lascio di nuovo, per eventualmente affrontare, in classe. A me, carissimo, un tema pochissimo affrontato, pochissimo studiato. Io inizio a farlo con questo romanzo, poi uscirà un saggio tra un anno, con altri 11 colleghi e colleghe, che è la dimensione internazionale, appunto, della resistenza, in questo caso, appunto, della resistenza italiana, ma non solo. È interessante che sia un aspetto poco considerato. Nonostante fosse numericamente importante, cioè nella resistenza italiana ci sono migliaia di stranieri, parecchie migliaia, almeno 15-20 mila stranieri che combattono, che si trovano lì per varie ragioni. Adesso non c'è tempo, di affrontarlo. Penso che questo sia un messaggio, molto forte. Io parlo, e veramente vado a chiudere, di un buon uso della storia che dovremmo saper fare. La storia chiaramente è sempre stata usata per dire qualcosa. L'importante è non distorcerla, non falsificarla, cioè bisogna saper guardare nella storia, dei tratti che ci piacciono, che non ci piacciono, per provare a imparare qualcosa, su noi stessi come umani, insomma, sul percorso che abbiamo fatto, illuminando magari, vite sconosciute. E questo è un invito che vi faccio anche per la vostra partecipazione, in qualunque forma sceglierete di farlo, al premio, appunto, illuminando magari delle vite o dei pezzi di vite che si conoscono poco, che non si conoscono affatto, o dei temi che si conoscono poco, che non si conoscono affatto, nel vostro modo, perché il vostro sguardo è fondamentale. E proprio anche raccontare il vostro sguardo può essere importante, perché ognuno di noi può contribuire a questa polifonia, a questa ricchezza che si vede da tutte le parti, si vede viaggiando, si vede studiando, si vede, appunto, raccontando storie come quest'ultima che vi ho accennato, e si vede creando, ecco. Per cui liberate anche la vostra immaginazione e cercate di farlo, appunto, individuando delle storie che vi fanno battere il cuore. Mi è piaciuta moltissimo la frase di Picasso che avete scelta. Io ne volevo chiudere con una mia molto più sgangherata, che però, dicevo a Donata, preparando questo incontro, ho usato spesso perché ci credo. E cioè, che me la sono anche scritta, l'ho sempre detta a voce, adesso ho provato a scrivermi in una frase. A volte faccio la premessa e veramente chiudo. A volte mi viene chiesto: ma come, questa cosa che tu dici di volere un mondo senza confini, di volere la libera circolazione delle persone senza se o senza ma, ma perché dobbiamo essere così buoni? Insomma, ognuno cerca di fare i conti con quello che ha, ognuno si può rinchiudere nel suo microcosmo, nel suo piccolo mondo, nella sua piccola grande patria, insomma, la terra, dei padri. Io, che ho avuto tutte queste fortune che vi ho illustrato molto rapidamente, e ne sarò grato al caso, e chiaramente alla mia famiglia, alle mie reti di relazioni, per aver avuto queste fortune. La risposta che do, e ve lo dico, è che noi non vogliamo un mondo senza confini perché siamo buoni. Noi vogliamo un mondo senza confini perché è una figata pazzesca. Perché conoscersi, incontrarsi, viaggiare, confrontarsi, imparare è bello. E questo è il messaggio che vi lascio. Spero, insomma, ci credo tantissimo, spero di trasmettervi anche solo un grammo della mia convinzione.
Grazie mille Carlo, forse aggiungiamo sotto anche questa, la frase di Picasso, perché credo che sia davvero il messaggio migliore con cui potevi chiudere, che è il senso del tema di quest'anno, proprio, e grazie anche per questo percorso personale, perché ha dato veramente, secondo me, molto l'idea di questa formazione con la condivisione, con l'apertura, con lo scambio con l'altro, che è tutto quello che rientra appunto nelle tematiche di quest'anno. Quindi grazie davvero. Quindi possiamo aprire ufficialmente la 18ª edizione del Premio Gardus e ci tengo a mandare un saluto affettuoso alla senatrice a vita Liliana Segre, presidente onorario del nostro concorso e che ci segue sempre con molto affetto, e naturalmente Associazione Figli della Shoah, con cui quest'anno, vedremo tra poco, collaboriamo tra l'altro per una proposta nelle scuole. Quindi tutto si lega, la trama, come si diceva, è unica, perché sentendo appunto Carlo che parlava dell'associazione, e noi anche collaboriamo da tanto tempo con l'Associazione Figli della Shoah, Memoriale della Shoah. Quindi c'è veramente, come sempre, un filo unico, una connessione. In tutti questi anni il Premio Galdos, come dicevamo anche prima, ha fatto tanta strada, e quindi ogni anno incontriamo circa 2.500 studenti nelle scuole attraverso i nostri laboratori, le attività, gli incontri con gli autori. Dalla prima edizione quindi abbiamo coinvolto circa 30.000 studenti, sempre parliamo di medie e superiori, e oltre 6.000 nelle ultime edizioni. Il premio poi ha fatto questa strada ulteriore, e uscendo appunto dalle classi inizialmente, quindi dalla nostra scuola, e poi aprendosi alle scuole vicine, mano in mano, che volte naturalmente scuole prima di tutto di Milano città e provincia, ma ormai da anni a livello nazionale, e infatti citiamo alcune delle regioni che hanno inviato i lavori, ma soprattutto poi abbiamo avuto molti vincitori. Ricordo solo la premiazione del maggio scorso, il primo premio categoria arte orafa è stato assegnato a una studentessa del liceo artistico di Sassari. Quindi anche qua una grande apertura, un grande scambio, una rete che continua ad aumentare. Tutto questo è stato possibile naturalmente grazie a chi ci ha sostenuto, come dicevamo prima, l'amministrazione, quindi il nostro progetto ha sempre avuto patrocinio del Comune di Milano, e poi case editrici, associazioni, fondazioni, e naturalmente la partnership importante che si rinnova da tanti anni con Feltrinelli Librerie, e poi si è aggiunta Prima F, il progetto proprio dedicato per le scuole. E quindi sicuramente quello che ci vedeva più vicini con il premio Galdus, per questa condivisione, per questo interesse, per questa apertura nel portare progetti all'interno delle scuole. Abbiamo condiviso tanti progetti insieme, e sicuramente un progetto molto importante è quello legato sempre alla selezione di autori, di libri autori che Prima F propone per lettura del libro, e poi incontro nelle scuole, che tutti gli anni viene arricchito le ultime uscite, sempre per scuole medie superiori. E quindi direi che è il momento di lasciare la parola a Silvia Zerbinati, responsabile del progetto Prima F, che ringrazio di essere qui con noi oggi. Mi fa particolarmente piacere perché questa collaborazione, iniziata naturalmente come una collaborazione di lavoro, ma ormai si è trasformata in un legame di amicizia, e quindi sarà lei, meglio di me, anche a darvi qualche input e una spiegazione maggiore su questa proposta di incontri con autori nelle scuole. Quindi grazie di essere qui, Silvia Zerbinati, ti cedo subito la parola. Grazie a te Donata e grazie a tutti voi, Nicoletta, Paola e a tutta la Galdus, perché come dicevi è un'amicizia, una collaborazione che dura da tanti anni, e mi piace pensare che Feltrinelli sia
partecipi appunto come partner a questo bellissimo premio dal lancio e poi durante il suo svolgimento e alla fine anche come, come premio per i vincitori con le nostre gift card. E il cerchio si chiude perché poi con le gift card si acquistano i libri e così si riparte con le letture, con i viaggi della fantasia e con delle letture che mi piace pensare, collegandomi alle parole di Carlo, possano essere un modo per appunto viaggiare stando anche nella propria stanza, per abbattere le barriere attraverso la lettura, conoscere altre persone e altre culture anche attraverso un libro e quindi entrando in contatto con dei personaggi. Poi, per carità, andare di persona è sempre molto meglio, però ho sempre pensato appunto alla, alla lettura come, come un viaggio e come un modo per appunto aprire i confini e guardare oltre, oltre quello che è il nostro quotidiano, oltre quello che sono le nostre abitudini. E la selezione di titoli che proponiamo per gli incontri con le scuole, quindi per il lavoro con i ragazzi, è pensata in quest'ottica, è pensata sulle linee guida dell'educazione civica, ma poi di fatto quando si parla di educazione civica si parla di questo, di essere cittadini, imparare a essere cittadini del proprio quartiere, ma che è un microcosmo che spesso è sempre di più, e grazie al cielo è un microcosmo sempre più eterogeneo e variegato, che può essere paragonato anche a un cosmo più ampio, a una nazione, a un mondo, a un pianeta, e quindi se riusciamo a essere cittadini del nostro quartiere senza chiusure mentali, senza barriere, potremo essere cittadini del mondo, auspicabilmente di un mondo senza barriere, senza muri, senza reticolati elettrificati e dove le persone possano circolare nei loro pieni diritti, perché appunto questo è il messaggio che vogliamo portare e cerchiamo di portarlo appunto attraverso titoli che proponiamo in lettura, storie nelle quali ci si immerge e che si vivono con emozioni, con i brividi sulla pelle, come quando si legge un buon libro e ci si immedesima nei personaggi, e poi con l'incontro con l'autore che diventa un momento di confronto, di crescita, di approfondimento di queste tematiche, che poi è un'emozione fortissima perché ci si confronta con questo personaggio che è l'autore del libro. Quindi è sempre molto interessante e istruttivo anche per me quando li seguo, e devo dire anche per gli autori che alla fine degli incontri mi raccontano sempre che ne escono altrettanto arricchiti che gli studenti che hanno partecipato. Quindi mi fa piacere collaborare con la Galdus, poter aiutare le classi che in questo percorso anche di riflessione su come affrontare il premio, come svolgerlo, come farsi venire delle idee, degli spunti, ci possano essere anche gli incontri che proponiamo e che spesso appunto si intrecciano, per ritornare su questa parola molto bella, con le attività che Galdus in primis porta avanti nelle scuole. Quindi vi aspetto, tutte le informazioni che volete le potete trovare sul sito primaf.it, c'è un'email a cui poi rispondo io, quindi qualsiasi domanda e qualsiasi dubbio ci possiamo sentire e così fare un pezzetto di questo percorso anche di Premio Galdus insieme, molto volentieri.
Grazie Silvia, molto importante perché appunto come hai appena finito di dire, oltre alle attività e ai laboratori, questo appunto è un altro pezzo importante di quello che si può condividere, di quello che possiamo proporre e effettivamente sono d'accordissimo con te. L'incontro con l'autore, seguendolo da tanti anni, per fortuna è cambiato molto. Giustamente tutti gli autori, forse Carlo puoi confermare anche tu, dicono: io non arrivo in classe e faccio un incontro frontale, ma arrivo in classe e c'è uno scambio, no? Anche in questo caso. E infatti diventano davvero bellissimi perché in quel modo si crea proprio una relazione, un filo, si vede la vivacità, è tutta un'altra cosa, diciamo, rispetto alla vecchia formula dell'incontro con l'autore. Quindi assolutamente molto, molto richiesto e molto importante, oltre naturalmente a spingere, a leggere. Certo, sì, è fondamentale che il libro, per noi il libro sia letto, per noi, per gli autori, ma per gli insegnanti stessi si sono resi conto appunto col tempo e con l'esperienza che è fondamentale che il libro sia letto prima dell'incontro, altrimenti il valore aggiunto in gran parte viene meno. Posso aggiungere, ma proprio in chiusura, anche una nota commerciale che nel caso possiamo fornire tutte le migliori condizioni commerciali di scontistica, tutte le librerie Feltrinelli accettano la carta del docente, visto che verrà rinnovata, se non sbaglio, domani pomeriggio viene rinnovata questa importantissimo sostegno pubblico anche questo alla promozione della cultura, alla promozione della lettura come aiuto ai docenti e quindi tutte le librerie Feltrinelli accettano la carta del docente e quindi speriamo ecco, in un anno di letture e incontri e aperture. Assolutamente, quindi non resta che l'imbarazzo della scelta, scegliere il libro, l'autore e partire. Grazie Silvia, Grazie, grazie. grazie a tutti E voi. a presto, assolutamente. Terminiamo, diciamo, l'ultima parte di questo incontro con una breve carrellata sulle come è strutturato questo premio Gallus. Poi potremo scendere naturalmente in maggiori dettagli, ma per dare prima di tutto un'infarinatura generale, abbiamo sentito appunto la possibilità di partecipare, di inviare lavori. Allora, quali sono le categorie? Prosa, poesia e arte. Questa diciamo che ormai è un'indicazione proprio così, in linea di massima, perché con gli anni parole, immagini continuano a mescolarsi, a creare lavori più originali, più belli. Quindi noi diamo questa idea, più o meno, per dare un'idea di indicazione sul percorso da intraprendere. Ma poi l'importante è la massima libertà e creatività. L'unica veramente cosa da seguire è tenere la barra su quello che è il tema dell'anno. Una volta che c'è la centratura sul tema, poi libero spazio alla creatività. E quindi nella prosa riceviamo sempre moltissimi racconti, ma poi book trailer, sceneggiature, script, perché comunque scrivere, e qua mi potrebbe aiutare benissimo Carlo, non significa solo scrivere il racconto, vuol dire scrivere il testo di una canzone, vuol dire scrivere il testo di un fumetto. Quindi anche su questo apriamo assolutamente la mente. E così come la poesia, a parte il componimento classico, poetico, a schema metrico libero, abbiamo ricevuto poi poesie realizzate col metodo Kaviar Dajah, haiku, calligramma, poesie illustrate, e fino ad arrivare all'arte, che forse è la categoria che è cresciuta di più negli ultimi anni, anche perché sono arrivati anche progetti multimediali,
coreografie, componimenti musicali, oltre naturalmente a disegni, fotografie, sculture. Sta arrivando anche qualcosa, comincia ad arrivare anche a lavori legati al food art, alla food photography. Quindi si aggiungono veramente ogni anno nuovi lavori, che sono quelli poi che ci stupiscono sempre quando arriviamo alla fine dell'anno e a dover scegliere, a fare la selezione sempre più difficile. Nell'arte poi si sono aggiunti col passare degli anni anche la sezione cortometraggi, visto il sostegno di Fondazione Cineteca Italiana, e la sezione arte orafa, che rimanda un po' al nostro corso, all'interno della scuola professionale e poi dell'alta formazione, quindi il post diploma di alta oreficeria, e che devo dire negli ultimi anni veramente ha avuto un grandissimo successo, come vi dicevo prima, addirittura coinvolgendo scuole anche di altre regioni. Accanto naturalmente a un discorso sulle categorie, sui lavori da realizzare, l'altra cosa di cui vi voglio parlare brevemente sono tutte le attività, i laboratori, gli incontri con gli autori, come dicevamo, che proponiamo come attività stimolo finalizzate alla partecipazione al premio. Quindi laboratori di scrittura, di poesia, qui vediamo il titolo di alcuni laboratori che proponiamo, il titolo Raccontare storie dentro le parole, scrivere che passione. Naturalmente sono molti gli esperti che incontrano i ragazzi nelle scuole attivando questi laboratori, a partire da Enza Pippia, Gianluca Rota, Angelo Morgese, Giorgio Di Pierno. Cito loro, poi spesso durante il cammino se ne aggiungono altri. Abbiamo arricchito la nostra offerta quest'anno anche con delle novità, delle nuove attività, di Che carta sei, gioco, laboratorio, percorso attraverso le proprie emozioni, parole in scena, un mini laboratorio teatrale e la piramide dell'odio che appunto è promosso dall'Associazione Figli della Shoah, come vi anticipavo prima. E ci è sembrato perfetto questa attività che propongono nelle scuole perché rimanda proprio al valore, al rispetto della diversità nell'incontro con l'altro. Quindi ci sembrava veramente che calzasse perfettamente con il nostro tema della diciottesima edizione. E poi ancora non ci fermiamo qui, abbiamo anche laboratori legati alla fotografia, all'arte orafa, musica, quest'anno questa di laboratorio attivato da Enza Pippia, un'attrice che collabora da tanti anni con noi anche per altri laboratori, che ha ideato questa attività in cui si mescolano parole e musica, il workshop di fotografia con Roberto Franchi, che fa parte della giuria della categoria arte, e poi i laboratori legati appunto all'arte orafa, sia gli incontri con Bianca Cappello, docente storica del gioiello, sia proprio il laboratorio presso il laboratorio di oreficeria che ha sede nella nostra sede di via Pompeo Leoni. Quindi si entra nella nostra scuola, si entra proprio nel vivo del laboratorio con i nostri maestri orafi, cito Rossana Rifolti, Dario Fermambretti. Quindi delle occasioni veramente di fare anche attività particolari. Accanto a questo, incontri con gli autori, naturalmente, io vi cito Francesco D'Adamo, Marco Erba, Daniela Palumbo, più appunto tutte le possibilità che ci saranno di realizzare gli incontri tramite Prima per prenderli per la scuola, sedi azzerbinati. E poi appunto, come vi dicevo già per i laboratori, magari poi durante il percorso si va ancora a ampliare questa rosa di autori. E tutte le nostre proposte, tutte le nostre attività le trovate inserite nel portale di Book City Scuola. Allora, Book City Milano è un altro dei nostri sostenitori, da sempre, da che è nato il premio Galdus. E nella grande kermesse legata alla lettura di Book City, che quest'anno è la 12ª edizione e che si terrà dal 15 al 19 novembre, c'è proprio una giornata dedicata esclusivamente alle scuole. E anche il premio Galdus ci sarà il 16 novembre, nella giornata dedicata alle scuole, con un incontro che abbiamo intitolato Credere all'impossibile. Incontro con Andrea De Vicenzi,
atleta paralimpico, coach, formatore, una persona che ho avuto la fortuna di ascoltare, di incontrare e che ha fatto del suo cambiamento di vita, che è arrivato a un certo punto, la sua forza, e per se stesso e per l'incontro con gli altri attraverso delle imprese sportive incredibili. Anche in questo momento non posso partecipare perché è proprio in giro per una delle sue imprese. È una persona veramente potente. E quindi ci tenevamo che incontrassi i ragazzi, perché comunque quello che porta è di nuovo molto vicino alle tematiche del tema di quest'anno. Vi dico che penso ci siano ancora forse posto per una o due classi, quindi se siete interessati, vi rimando appunto al sito di Book City Scuole, bookcitymilano.it/progetti. So che mi fa molto piacere, molti dei nostri progetti sono già stati prenotati, quindi vi ringrazio per chi si è già attivato con così grande anticipo, ma comunque ci sono ancora disponibilità. Per qualsiasi informazione, comunque, naturalmente, vi rimando alla premio@galdus.it. Ringrazio ancora Daniela che è stata la regia e che poi appunto mi affiancherà, mi aiuterà a portare avanti questa edizione. Ricordo che la scadenza quest'anno per inviare i lavori è il 18 marzo 2024, poi naturalmente sono a disposizione, vi farò avere la brochure con tutti i dettagli pratici per la partecipazione e sono certa che anche quest'anno faremo un bellissimo percorso insieme, che ci creeremo connessioni, creeremo scambi. Perché, come abbiamo detto, siamo figli di una stessa trama. Quindi grazie a tutti e buon anno scolastico a tutti, visto che siamo ancora all'inizio. Grazie naturalmente a Carlo Gretti di essere stato con noi e di averci portato appunto all'interno, nel cuore del tema di quest'anno attraverso questo suo percorso. Grazie davvero Carlo, grazie Silvia Germinati di essere stata con noi e naturalmente grazie a Paola Missana e lascio la parola per un ultimissimo saluto a Nicoletta Stefanelli. Sì, allora per prima cosa ti devo dire da parte dei ragazzi che la nostra scuola manda i ragazzi con le borse di studio europee a Dublino in terza e a New York in quarta, quindi qualcuno me lo scriveva, è Giulia che è collegata stessa, che è molto precisa, è andata l'anno scorso, quindi voleva sottolineare. No, quindi queste esperienze sì, sicuramente sappiamo che sono bellissime e per fortuna la scuola che è finanziata dalla comunità europea, non dallo Stato, ti abbiamo raccontato che siamo un CFP di Regione Lombardia, ha questa possibilità. Non ne abbiamo altre, quindi speriamo di poterle poi avere, tipo appunto il riconoscimento per i docenti di cui i nostri prof non possono godere in questo momento. L'altra cosa è che parteciperemo al treno per Auschwitz con 15 studenti con Dana, quindi magari ci troviamo, ce li trovi tu, via, sarebbe molto molto bello. Per ultima cosa, appunto, vi aspettiamo tutti il 4 ottobre alle 4 a scuola. Aspettiamo Carlo quando viene una volta a Milano, non sei troppo lontano, se è quella data o qualsiasi altra, tanto noi siamo sempre lì, quindi ci trovi, ti aspettiamo a braccia aperte, ti facciamo preparare qualcosa dai ragazzi e vi ringrazio tutti, buon lavoro, buon anno.